lavoro qui, ma soltanto io devo passare dietro la schiena, quindi comincio a fare questo. Se vado diretto dietro la schiena, cerco di fare questo, non ci andrò mai, non devo aprire le mani per fare questo, non mi ci fa male. Quindi è questo, abbassare questo gomito e alzare l'altro braccio. Quindi uno e arrivo qui, sempre mani chiuse. Da qui ho deciso di andare dietro la schiena, quindi anche io vado diretto, mi butto dietro, o vado a prendere il piano e lo butto giù. Ok? Quindi il movimento è questo. Mani chiuse, sbilanco. E arrivo qui, ok? Da qui se sta così basso, cado giù e vado sulle caviglie. Se invece sta più alto, sto qui, mi butto direttamente dietro. Posso farti una domanda? Cioè, magari c'è. Su una tua salita qui sopra così, con la testa fuori. Prendi la testa. Ok, il mio movimento è questo. Ok. È una cosa fattibile, che si fa e... No, prendere la caduta vuoi dire. Perché tu sei comunque sei fuori con la tua testa. Se io sono agganciato dietro, questo qui, ok. Se tu cadi avanti. La tua testa è fuori, ok. Io non ho difesa, tu ti butti avanti. Prima di stare a fiore. Ti butteresti la testa avanti. Sì. Cioè non siamo. So se è tanto. Puoi provare il punto chiaro, torpedo. Sì. Ammettiamo che tu non cadi la testa. Cioè rimani subito.